Ciao ragazzi, eccomi qua. Ieri sono andato alla Fnac di Milano, via Torino. E niente, ho comprato un po' di giochi per PC a un prezzo stracciatissimo, 5 euro. Poi volevo prendermi anche la PlayStation 3, l'avrei pagata 118 euro. Il problema è che io l'ho presa. Sentite questa, l'ho presa. Mi sono messo lì a guardare i giochi da PlayStation 3 perché c'è la 5300 che si gioca a PlayStation 3. L'ho appoggiata perché era l'ultima. Perché sono andati come un branco, ne hanno prese, ci scappa più un cazzo. L'ho appoggiata. Mentre stavo guardando i giochi a PlayStation 3, mi è stata acciulata e non me ne sono accorto. E non ho potuto prenderla. Come un coglione sono rimasto senza. Non mi sono accorto che questo me l'ha presa. Io l'avevo appoggiata lì, vicino a me. Spesso che non sono accorto, ho pensato che cazzo l'avessi appoggiata. Se l'è presa mentre stavo guardando i giochi, mi hanno avvisato dopo che un ragazzo me l'aveva presa, ormai questo qui se n'era andato e in PlayStation non ce n'erano più. E niente, volevo anticiparvi una cosa, ragazzi. State attenti la settimana di giugno, la prima o la seconda, che una catena molto famosa fa un'offerta strepitosa, tipo il 3DS e la PS Vita. Tutto qua. Poi non vi dico nient'altro. Catena molto famosa. Farà una mega super offerta come adesso c'ha l'Xbox che te la porti via 9 euro la 4 giga se dai dentro 3 giochi. Beh, comunque cominciamo. Allora mi sono preso questo qua, costava 30 euro però io ho pagato 15 euro, non ce l'avevo, l'ho voluto prendere perché cioè, ma tutti mi hanno detto che è un giocone della Madonna, io non l'ho ancora provato, non ho ancora. Anche perché il 5 uscirà per PC ma più tardi. Qua c'è dentro il librettino, ma qua ecco, guardiamoli, c'è il librettino a colori, vedo che figata, colori, guardate, tutto in italiano. Poi c'è la mappa gigantesca, sono 72 CD, quanti cazzo sono? 1, 2, 3 CD, 4 CD, 4 CD sono 4 CD, così, tutti uguali penso, no? No, diversi, qua c'è la figona, andiamo, terzo CD, qua ci sono questi due, terzo CD e quarto CD, così, ok, 4 CD, un anno e mezzo per installarlo, no scherzo, questo, e questo è uno. La Fnac, pagato 15 euro, la metà c'era il 50%, pagato 15 euro, l'ho preso così per collezione. Poi l'ho preso, so magari sono cazzate, però a me piacevano e me le sono prese. Questo costava 30 euro, poi l'ha messo 30 euro, 29, poi l'ha messa 9 euro e io l'ho comprato 5 euro. Questo gioco qua, 5 euro. Questo dietro soprattutto ai giorni d'oggi, però questo qui è proprio l'affare West, bello. Qua c'è, non vi faccio vedere, c'è il codice, andiamo play, qua c'è il librettino, le quattro pagine cagate, qua c'è il codice, mettiamo così, così non si è, così è un CD, ok, dovrebbe essere in italiano. Dice anche scopri il gioco, inquadra il colore con il tuo smartphone. Questo. Poi ho preso sempre 5 euro, costava 40. Guardate qua. L'ho messa a 9 e poi ho pagato 5 euro anche questo. È un, diciamo, uno strategico. Ragazzi, pensano ancora che la PlayStation 3 me l'hanno ciulata. Porco Dio. La gente quando, cioè, ne avvoltoi, cioè che ne prendeva due a testa, cioè veramente. Cioè, l'avrei presa perché adesso esce un bel gioco per PlayStation 3. Mi aspetterò che GameStop faccia un'offerta, tipo porti tre giochi e te la prendi a 100 euro in meno, poi dentro, da dentro la Wii U. La porto a casa praticamente gratis, anche perché non prenderò la PlayStation 4, non prenderò l'Xbox 360 che fa cagare di estetica. Però
sarà potente quello che volete, però un vestito che non mi piace. Questo qui è un librettino bello, sostanzioso, bianco e nero, però a me non ci interessa. Un CD anche questo, bello. Poi come ultimo gioco ho preso questo qua, costava anche questo qua 19, poi l'ho messa a 9 e l'ho portato via 4 euro qualcosa. Questo qua mi ispirava guerrieri, cioè che una caterva di pesci. Ah ragazzi, ho finito The Walking Dead, poi farò una mini video recensione, comunque vi dirò, vi dico già anche perché mi è piaciuto molto, tranne la fine che è un po' triste. Questo gioco, questo non c'è codice, a colori, tutto interno a colori, guardate, a colori, bello, ok, ti dicevo di salutarsi, un CD, figo, ok, e questi sono i miei acquisti, giochi per PC, ok, ragazzi, mi sono ripreso. Ricordate che non ve l'avevo detto, boh, avevo l'S4, poi l'ho venduto perché mi è ritornato il mio Note 2 dalla Samsung, nuovo V-Pack, l'ho dato dentro. Oggi mi sono messo con un ragazzo e ho fatto cambio, ho dato il Note 2 più una piccola differenza, mi sono preso l'S4, stavolta ho preso la cover bianca, pellicola, la telescarica, Assassin's Creed, eccolo qua, e poi altri acquisti non ho preso nient'altro per ora, poi vedrò, adesso domani è l'ultimo giorno della Feltrinelli che fa gli sconti, così ormai PlayStation non ce n'è più, lanciulata e via. Ragazzi, farò un live settimana prossima, e scusate, fa casino, interferisce il telefono. Farò settimana prossima, penso di martedì. Sì, martedì verso le 9. 9, 9 e mezza farò live. Mi raccomando, venite in tanti, così ci conosciamo meglio. E ragazzi, a parte il tempo di merda che sembra di essere in autunno, cioè esce il fumo dalla bocca ancora un po', fa freddo della Madonna. E niente, vi saluto, vi ringrazio per seguirmi sempre, ringrazio i miei nuovi iscritti, siete dei grandi. E ci vediamo al prossimo unboxing, se compro qualcosa prima, se no ci vediamo al live. Qua ho una lista di quello che dovrà uscire per PC, e ragazzi, esce anche un altro bel gioco, Sanctuary 4, io ho prenotato, beh, Assassin's Creed 4, Watch Dog, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, e poi Splinter Cell, e poi prenoterò Sanctuary 4 per forza perché è una figata, e poi vediamo se esce anche per PC, mi hanno detto di sì. Esce, se lo dico, Deadpool, bello. E poi ecco, volevo prendere la PlayStation 3 per The Last of Us qualcosa, volevo prenderlo per quello, e niente, vediamo se faranno delle offerte al mio negozio preferito, al GameStop, vediamo un po', e niente, vediamo un po' se fanno qualcosa di bello, vediamo. Tanto adesso dovevo uscire per 3DS, oddio, Animal Crossing a giugno, e vediamo un po', vediamo se lo tengo sto 3DS XL o lo do dentro, perché adesso fra poco uscirà non so quando, perché, quella console penso che sia fatta dalla Microsoft o dall'Nvidia, che apri, c'è lo schermo e puoi giocare ai giochi di PC, li puoi giocare sopra lì, una figata. A me, infatti, io preferisco il PC, se fanno questa cosa qua come dicono, prendo quella macchinetta lì, perché l'Xbox nuova non mi piace, l'estetica ragazzi è bruttissima, mi sa di avere il videoregistratore dell'800, non mi piace, sarà potente tutto quello che volete, ma non mi piace l'estetica,
poi ognuno ha i suoi gusti. La PlayStation 4 dico nì, perché magari esce a poco e di estetica molto più bella e vediamo un po'. Vediamo un po' adesso alle 3 che è il 10 giugno, se non sbaglio. Così svelano tutti i prezzi, svelano tutte le cose, i prezzi dei giochi e tutto quanto. Se no mi prenderò una PlayStation 3 500 giga Ultra Slim. Non sarà l'offerta, e darò dentro quello che ho, e mi prendo quella, mi prendo, giocherò sulla PlayStation 3 e sul PC, se non è un problema. Tanto la PlayStation 3 ha ancora anni di vita, ce li ha. E niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, martedì alle 9:30 faccio il live. Mi raccomando, correte in tanti, ok? Ci vediamo alla prossima. Ciao belli!